Andrea Roncato, tra i vincitori della prima edizione del premio Anita Ekberg. Andrea, innanzitutto voglio un tuo commento su questa iniziativa, perché questa è un'iniziativa che vuole premiare l'arte. La dottoressa Iannone ha evidenziato come in arte sia sempre un po' precari. Come in tutte le libere professioni, ormai, specialmente oggi, siamo tutti un po' precari, ma l'artista lo è sempre stato un po' più degli altri, perché è legato a delle mode, a dei momenti di maggiore successo, di meno successo, è legato anche a dei periodi storici, quindi noi siamo sempre un po' in balia delle onde, però credo che il nostro lavoro è così bello che la soddisfazione di lavorare poi ogni tanto, casomai delle volte non lavori, delle volte vorresti lavorare e non c'hai lavoro, delle volte però ti capita una cosa così bella che ti ripaga di tutte le rinunce che hai fatto l'altra volta. Quindi questo è il bello del nostro lavoro, che è precario, però la volta che vai a lavorare ti diverti per tutte le altre che non ci sei andato. Quindi è bella l'iniziativa di Sara, come tutte le iniziative che riguardano il nostro mondo. È bella l'iniziativa anche di questo premio dedicato ad Anita Ekberg, che per noi è stata un'icona della bellezza, è stata la nostra prima Charlize Theron, diciamo. Quindi, e poi ci ricorda Fellini, quindi fa parte di un'epoca dove il cinema italiano è stato grandissimo. Quindi bella la cosa, io sono onorato. Poi c'è Buzzanca con me, tutti attori che io stimo moltissimo. Senti, invece noi ti stimiamo moltissimo perché tu sei intanto un pezzo da 90 come attore, ma soprattutto ti sei dedicato a fare del talent scoutismo. Questo è molto bello, perché in Italia non sono tutti così, non tutti lo fanno. Ma io credo che tutti invece dovrebbero farlo. Chiunque fa una cosa per la quale è un privilegiato. Scusa. È tutto live. Stava togliendo i pantaloni la signora. Beh, con molto piacere, una bella signora. Diciamo, chiunque fa un lavoro privilegiato cosa vuol dire? Non che guadagni più degli altri, ma che ti diverti quando vai a lavorare. Io credo che sia un grandissimo privilegio che quando tu, il giorno che lavori, non vedi l'ora di andare a lavorare. Questa è una cosa bella per tutti, per chiunque ama il proprio lavoro. Quindi se hai questa fortuna dovresti darti da fare un po' per quelli che non hanno questa fortuna. Perché io credo che la fortuna che hai la assapori di più se riesci a fare star bene anche qualcuno che non ha avuto la stessa fortuna. E ripeto, quando tu vai a prendere un bel maglione di cashmere e c'è vicino a te uno che non ce l'ha, pensa che bello potergliene regalare una anche a lui. Così tu lo porti sapendo che anche lui si scalda. La stessa cosa nella vita. Bravo Andrea Roncato, ti lasciamo proseguire la tua serata e a dopo per il premio, sei un grande, complimenti. È già stato un premio stare qua con te. Un abbraccio, grazie.